Salve a tutti ragazzi e benvenuti insieme in questo nuovo video di Ni no Kuni 2. Bene, proseguiamo pure dal labirinto incredibile che mi si sono ficcato per vedere se riesco a trovare la fine della strada o almeno un inizio. Allora, qua c'è questo, che è la strada dove devo andare. Ok, perfetto, mi va bene. Quindi se io scendo, lui non mi dice più che la strada è quella. Cioè, nel senso, hai capito? Allora, vediamo un po'. No, non è questo. Non è questo. Non posso scendere. Sono perso. Che bello. Ok, qui mi può andare bene. E lì c'è una cesta. Cesta. Ok, no, spero di non aver fatto una cacata, perché delle mie solite. Come ci vado di là? Allora, cerchiamo di purtroppo finché c'è sta gente in mezzo, questo cacchio. Siamo andati in fretta, dai. A poco posso di livello, ma va là, ci vuole. Chi è che mi ha sparato? Ma vaffanculo, va! Sto cacacchino qui, questo coso invisibile mi ha sparato, mi ha fatto che male. Okay. Oh, però cosa mi hai dato? Madonna, che ciondolo mi ha dato? Ci guardo, eh. Ciondolo da panico mi ha dato. Vediamo un po'. Non c'è. Questo. Resistenza alla confusione e danno causato dalla luce. Vabbè. Pazienza. Dove cavolo devo andare? Mi sono completamente perso. È veramente snervante questo pezzo, perché non si capisce un cazzo. Non mi ricordo neanche io dove cazzo sono passato. Siamo a posto. Allora, dalla mappa non capisco niente. Beh, sono contento. Allora, capiamoci. Qui è ho capito dove devo andare, l'ho detto tre volte. Lì voglio andare, lì sopra. Come ci arrivo? Oh, devo fare qualcosa. E qui c'è... Oh, uno scigno, meno male, dai. Almeno qualcosa prendiamo. Oh, non l'ho mai visto questo. 5 coralli fulgidi. Beh, dai, mi fa piacere. Mi fa molto piacere. Il problema rimane sempre quello. Io qua non ci posso andare. Però vedete che mi fa vedere che ci sono quei cavoli di cosi. Però non so se effettivamente li possa prendere o meno. Vediamo un po'. Che cazzo. Ci deve essere un modo che mi sfugge adesso. Forse salendo qua sopra? No, col cazzo mi ha risposto. Non lo so, ragazzi, non lo so proprio. Lì c'è qualcosa. Va a capire cosa. Vabbè, andiamo dove devo andare. Poi, insomma, mi verrà fuori un'idea. Capirò, magari lo faccio off camera, vedo come fare. No, sto qui veramente tanto tempo, vi tedio e basta. Devo andare di qua. Ok. E proseguiamo. Vai. Hai lanciato? L'ho lanciato, sono contento. Vai. Perfettico. Perfetto, andata. Lì c'è qualcosa? Vorrei controllare prima di scendere. Magari c'è qualcosa di buono. C'è qualcosa di buono, vero? E tanta roba di... Non c'è un cazzo di niente. Non ci credo. Vabbè, pazienza. Vediamo se c'è qui. Oh, ma io qua sono venuto. Ma che pro. Mi hai fatto venire qua. Sto cercando di capire, ragazzi, perché è un fottuto casino. Sembra strano che abbia sbagliato qualcosa. Sembra molto strano. Allora, risaliamo. Risaliamo e vediamo, eh. Voglio capire dove ho sbagliato. È questo qui, devo andare qua. Allora, devo andare qua. E qua. Oh. E riproviamo. Ci riprovo, ragazzi. Cosa vi devo dire? Non capisco. Ok, e devo andare qua sopra.
Ma qua sopra non posso andarci. Mi tocca fare il giro. A meno che non possa salire da qui. Ok. E qui. Poi di nuovo sopra. Vedete che lì, porca. Dai, dimmi che ci vado da qua. Bastardo! Bastardo! E c'è il ciuffo anche. Non riesco a capire, ragazzi. Sarò rincoglionito. Probabilmente sì. Comunque, questo è un posto nuovo. Adesso vediamo se riesco a capire. Se no, amen. Ok. Oh, cavolo. Qui ci andiamo parecchio. E mi sa che non ci andiamo più là, eh. E qui c'è un altro save. Ok, questa è la zona che dobbiamo andare, va bene. Allora, io vado di qua adesso. Sì, dopo andiamo, dopo. Voglio cercare di arrivare da quel ciofolo, perché cavolo, mi dispiace. Oh, salve. Lasciare uno indietro. Una nota, vero? Nota 15. Speriamo che un giorno mi dici a cosa servono queste note musicali. Ok, vai. Cazzo, no, no, che mi viene quella cazzo di medusa. Maledetta medusa. No, mi ha bloccato. Già, mi ha fatto un riposta anche, non ci posso credere. Ma vaffanculo, ma. Quanto ti odio. Quanto ti odio. Ok. Maledetta, maledetta, maledetta. Ok. No, è veramente bestiale questa qui. È proprio stronza, stronza. Ok, andata. Spero non ci sia come boss perché. Brocco. Allora, stavo dicendo, dobbiamo andare di qua. E vedete che c'è tanto. Oh, un teletrasportico. Ottimo. E qua c'è qualcosa. Acqua scivolo. Perfetto. Andiamo su. Dai, che forse ci arriviamo. Oh, Dio, si è lodato. Ce l'ho fatta. Perfetto. È una cacata. Oh, però c'è il ciofo. Vediamo cosa vuoi. Una conchiglia che di notte tinge il mare di luce purpurea. Vediamo un po'. Vediamo un po'. Punteggia la sabbia ogni bassa marea. No? Viene sospinta a riva dall'alta marea, simile alla conchiglia a bassa marea. Talmente leggera che le corri? No. Allora, conchiglia vivace di colore verdino che è bello vedere danzare sulle onde. Non mi ricordo più cosa voleva. Conchiglia spirale come un gorgo che arrota a destra della fortuna. No. Talvolta si impiglia nelle reti di pesca, si dice che contenga il rumore del mare. Non ho mica capito che cazzo voleva. Vediamo. Una conchiglia che di notte tinge il mare di luce purpurea. No, non ho trovato niente che parli di questa roba così. Conchiglia vivace, color verdino. Porpora non è verde, porpora è circa viola, violaceo. Quindi non è. Per la fortuna. Niente, non ce l'abbiamo, ragazzi. Pazienza, mi dispiace tantissimo, ma se non ce l'ho, non ci posso fare molto. E quindi dove cazzo vado? Oh, ma lì c'è qualcos'altro. E come ci arrivo là? Aia! Ha tirato Fradicio, perfetto. Fa tanto piacere. Ragazzi, ditemi qualcosa, però. Mi devo buttare? Ci sto pensando, scusate, perché. Non ha un cazzo di senso che mi deve buttare qua. Darsi. Però io vorrei tanto sapere come andare là. La cosa che più mi premeva. Vabbè, pazienza, ragazzi. Amen. Amen. Andiamo a destinazione che abbiamo perso già troppo tempo. Allora, come ci arrivo da qua? Da qua. Peccato, ci tenevo tanto quel ciofo e ci tenevo tanto di prendere anche quell'altro scrigno. E sicuramente sarà stato buonissimo perché è difficile arrivarci. Già. E ho sbagliato strada. No, è giusta qua. Vai. Oh! Andiamo giù. Fatto!
È un bel casino. Ok, siamo arrivati. Mi dispiace tanto per quell'altro, ma non ci posso fare molto altro. Intanto prendiamo questa cosa. Ecco qui. Grande. Perfetto. Comunque abbiamo il teletrasporto lì e non dovrebbe essere molto grave come cosa, visto che possiamo teletrasportarci. Tanti saluti. Allora, controllo, ultimo controllo. Vediamo se c'è qualcosa sulla mappa. No, ce n'è uno laggiù che abbiamo già usato e quindi sì, andiamo qua. Salviamo e poi andiamo. Chissà di là come ci si arriva, ma vabbè. Ok, sì. E arriviamo al boss, penso, presumo, adesso. L'unica cosa che mi viene da pensare è quella. Vai. Grande. Perfetto. E via. Oh, è stata una bella scappinata, ragazzi. Ego. Vostra altezza. Aia. Però. È un mago lui.随分と遅かったな。女王は落ちた。これより女王には。そんなことは認めない。女王陛下は返してもらう。無力な女王に何をそんなに執着しておるのだ。シーラザラカンは女王陛下なしにはやって。ほう。どういう理屈。お前に語る道理はない。そうか。ならば。このセシリウスを御することができるのは、ジョ。セ。シリ。わらわ。Che sta ribellando? あの反応。正気。長引かせると面倒。Figuriamoci se non ci manda a tutelare il numero tutelare. Contro. Adesso è il numero di istruttore. Kono kuni mo owari da na. Utsukushii mono hodo hakanai. Cavoli, come l'ho buttato giù quella parolaccia? Fantastico. Dorara naga hakaishi ni natte shimau to wa. このまま暴れさすのはまずいで。エヴァン、あいつをおとなしくさせるんや。Cavoli。Ma perché mi urlano sempre tutti in faccia? Ico. Sì, Ico. Come lo prendo sto coso qui? Adi, non posso prenderlo da in alto. Sperando che scenda. È sceso, non ci arrivo. Non ci arrivo, non ci arrivo, non ci arrivo. Vai! Oh, vai, vai, no, 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 aspetta un attimo. Aspetta un attimo. Mamma mia, quante botte da Urbe Dorbe che gli stiamo dando. Attico. Oh, di qua, di qua. Vai, vai, vai. Tocca il culo. Bene, 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 bene. Dai, dai, dai. Riempi di botte. Perfetto. Cosa sta facendo? Cosa sta facendo? Ti riempie di botte lo stesso. Guarda, un po'. Ciuncio. Ah, quelli là famosi che c'erano anche nel primo scontro che abbiamo fatto. Dobbiamo prenderli. E a un certo punto dopo lui farà qualcosa. Ok, prendiamolo. Vai. Bravo. Grande. Bene, li abbiamo presi tutti, no? Per il momento sì. Oh, aspetta un attimo. Non si fa così però, insomma. Questo spara, ma prenderà, non lo so. Devo aspettare che scenda, ragazzi. C'è poco da dire, da fare. E questi sono quelli. Oh. Vai, 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 vai.
Eccoli. Perfetto. Dai, dai, dai. Cavolo, è lontanissimo. Ottimo. Andiamo là. Dai, corriamo, corriamo. Deve arrivare assolutamente. Perfetto. E adesso a un certo punto loro... Sì, 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 dai. Siete abbastanza. Ok, me l'ha data. Me l'ha data. Oh, 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 oh. Bellissimo. Vai, vai, spara, spara, spara. Certo che se lo prendessi. Dai, 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 dai. Bellissimo. Perfetto. Dai, minatelo. Porca miseria. Oh, le botte che gli diamo. Dai, 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 prendilo, prendilo. Sta facendo qualcosa sto coso? Vai, vai, vai. Botte, botte, botte. Cavoli. È un bel casino, eh. Diciamoci la verità, insomma, sì. Vediamo se riusciamo a prendere degli altri, sti cosi. Ok, adesso vieni giù. Vieni giù, vieni giù. Lo prendo. Porca di quella porca. Che cazzo, mi ha preso proprio in pieno, eh. Ok. La vacca solo a me mi ha preso. Vabbè. Andiamo. Che cavolo, mi hai tolto tantissimo. Sì, ma dai, non si può fare una boss fight così. Scendi giù. La miseria. Rimane su. Vabbè, aspettiamo intanto. Oh, è qua. Vai. Perfetto. Vai. Spara però, eh. Ciao. Vai. Prendilo. Prendilo più volte che puoi. A questo punto così dobbiamo fare, no? Oddio, sì, l'ho dato, l'ho preso in faccia. Dai, forse vieni giù. Però non mi... Oh. Ok, benissimo. Oh. Dai. Dai, 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 dai. Oh, cavoli. Vai. Vai. Facciamoli tutti. Che è meglio. Dove cazzo è finito? È un bel casino, ragazzi. Vabbè. Piano piano, faremo. Ok. Dai, 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 dai. Dai che piano piano lo prendiamo. Riempendolo in faccia, vai. Perfetto, grande. Adesso l'ho capito, dopo mezz'ora. Però avete pazienza, ragazzi, però. Insomma. Vai, vai. Oh. Finalmente. Adesso deve scendere, spero. Vai. Cazzo, che culo, eh. Dai. Affanculo, che non è mai carico sto cazzo di coso. Olè. Fatto. Oddio. Non era difficile, perché bisognava capirlo un attimo. Io non l'ho mai giocato. E quindi ci volevo un po'. Perfetto. Fatto. Oh, la regina è tornata in sé. Vostra Altezza, state bene? Sto bene, non c'è bisogno che ti preoccupi così. Oh. Impressionante, avete sconfitto un nume distruttore. Non una, ma ben due volte. In ogni caso, ho raggiunto il mio obiettivo. Ci rivedremo. Ah, che culo, non vedevo l'ora. Ma perché i cattivi si teletrasportano? Hanno sempre dei super mega poteri e i buoni non riescono mai a prenderlo in tempo. Ok. No. Silius, perché ti fidi fino a questo punto della regina? È molto semplice. Senza sua altezza verrebbe meno la stessa esistenza di questo regno. Mm. Cosa intendi dire? Scusate.
Vi rivelerò ogni cosa. Il segreto del regno di Talasside. Wow, rivoluzione. Il nostro paese è stato distrutto è stato distrutto 300 anni fa. Talasside fu travolta da un'eruzione di un vulcano sottomarino. Il regno e tutti i suoi abitanti furono preda dell'oceano. Avete visto tutte le rovine nel labirinto degli spiriti? 300 anni fa anche in quell'isola vivevano delle persone. Questo paese, il fatto che continui ad esistere, è dovuto al potere magico dell'occhio della regina che continua a riavvolgere il tempo. Senza l'occhio della regina questo paese verrebbe cancellato dallo scorrere del tempo. L'efficacia di questo sistema è però minata dalla grave debolezza. Il numero di abitanti di Talasside deve restare invariato, in caso contrario la magia di sua altezza reale finirebbe per svanire. Ecco perché di quelle leggi assurde. Una vita in più, una vita in meno e tutto andrebbe distrutto. Sua altezza reale non si è mai addormentata, neanche una volta, in questi 300 anni. Ah, che cazzo, grazie che è nevrotica. Il suo umore ne ha risentito e potrebbe essere stata crudele verso i suoi sudditi. Cazzo, crudele. Tuttavia, sua altezza si è sacrificata per proteggere questo paese e i suoi abitanti e ha continuato a combattere. Allora è così, Cecilius. Vostra altezza, state bene? Cecilius, quindi mi obbedivi perché conoscevi tutta la verità? È così, per questo ho dedicato ogni mio sforzo a servirvi. Davvero? Tuttavia comincio ad apparire delle alterazioni nel regno, temo che non possa andare avanti ancora a lungo. Proprio per questo non mi ha fatto... Va avanti da solo! È passato così tanto tempo, lo ricordo ancora, Cecil, quando eravamo bambini, io e te ci siamo scambiati una promessa. Sì. Oh, piccolissimi. Hai capito, Cecil? Tu mi sposerai e diventerai il re di Talasside. Così regneremo insieme su questo paese. Sì, mi sposerò, diventerò il re di Talasside. Così potrò proteggervi per sempre. Che dolci, eh? Accidenti. わらわの夫となること。 Le vuole una pisellata, si capisce. Watashi no mibun de wa Shira no kite niyori ou to naru koto wa kanaimasenu. Tobokeru de nai Cecilius, omae mo shitte oru no da. Kaijin no shizuku o te ni ireta mono wa ou to naru shikaku o motsu. Shira no saisho no ou wa kaijin no shizuku o mochikaeri ou to natta no dakara na. Shikashi, watashi nado ga. Omae wa nagai aida jōu ni kawatte kono kuni o mamu. Omae ijou ni ou ni nani yori kono jōu ga otto to mitomeru koto ga dekiru no wa. Jōu heika, shikashi. Shikashi nagara dekimasenu. Yahari omae ga omotte iru no wa kono nagaki ni watatte wareware ga mamotte kita. 我々が結婚すればこの国の永遠の呪いは解けこの国は滅びるであろう. Perché? Lui, la regola era non aumentare o diminuire la popolazione. Se si sposano, a meno che non, insomma, non facciano, insomma, casini, diciamo.
そのようなこと。私もう良いのじゃ。一つの国が終わり、命が消えても、また新しい命が芽吹き、新たな国が生まれ、この国はもっと早く滅びを受け入れるべきじゃ。しかし、もう一に、わらわは少しでも長くお前と一緒にいたく。女王陛下。セシリウス、わらわは今止まったこの国の時間を再び進めることを、たとえ滅びに向かう、それがこの国が向かい合わねばならぬ死。よくぞご決意されましたな。今こそなるのじゃ、セシリウス。喜んで。あ、ci credo。では、わらわは婚姻式の準備をさせておこう。お前はその間、自由に行動するがよい。E via, Dio, celibato, donna di tutta questa manca. Sono 少年たちがしばしの間、お前を必要としているようじゃからな。言ってやるがよい。Penso che avessi un attimo, vabbè. よろしいのですか？よい。よい。Oh, adesso è ufficialmente entrato a far parte del nostro gruppo. Bene. Arigato. Come vi avevo promesso, accetto di stipulare il contratto di Aldavan. Avvisatemi quando siete pronti. Oh, ragazzi, è stata una cutscene da panico. Bene, dai, facciamo che ci salutiamo qua. Per questo video è tutto. Io vi invito come al solito a lasciare un like, un commento se vi piace la serie e fammi sapere cosa ne pensate. E adesso vi do saluto da Shiva. Ciao, ciao.